L'ho mandato, sono qua davanti. L'ho Metti mandato direttamente. pure io. Boh, vabbè. Dice che ti E... devi, dice che lo devi aggiungere. Ah, ma vaffanculo. No, 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 Era no, no, lisciato. no, 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 È no, 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 no
Io un'ora, bestemmiare tutti i santi. Eri lì sotto, ma scrivimi un cazzo di messaggio su Discord, no? Discord, no, guarda, nessuno mi leggeva. Leggeva da Anix, io ho scritto leggimi, digli che non riesco ad entrare. Lui non mi leggeva, però lì... Scusa, te l'ho detto, ma sei troppo uguale. Gli ho detto, vabbè, non è un problema. E lei, sì, in realtà è un problema perché lui è gay. E quindi io, tipo, le ho detto... E io le ho detto, boh, cioè... Blocca. No, fidati. Se tu sapessi, avessi visto quello che ho visto io, non la bloccheresti, fidati di me. Ok. E in pratica, io le dico, va bene, io non sono gay, però. Occhiolino. E lei ha detto, e lei ha scritto, è strabello questo personaggio, però purtroppo è gay. E io non sono gay, però. E lei, però sei sicuro? E gli ha detto, sì, ho anche qualche prova. E lei ha detto, ironicamente, da quello che ho capito, sì, perché tu sei così innamorato di me che è una prova. E io le ho detto, boh, probably yes, le ho scritto, una roba del genere. Però non lo intendevo davvero, cioè... E lei invece si è fatta tutti i giri mentali e mi ha detto, no, ma cioè nel senso innamorato, oddio, ma questo, ma quello. E allora, fino adesso sono rimasto lì a scriverle, guarda, ci sentiamo domani quando stacco la live, dio merda, perché sennò non riesco a starti dietro. E lei, niente, ah no, ma che cosa mi puoi dire domani, ma questo, ma quello, ma vai. Pietro, mi hai pensato di poter essere vittima di un catfish? No, perché la prima cosa che chiedo a una ragazza quando mi scrivo in chat è mandami la foto della figa. Ah, potrebbe essere presa da internet quella foto. Ci sta. Telegram. No, comunque no, scherzo, era una risposta un po' sbagliata. Il tipo in basso a sinistra segue il blur e quindi mi sta sui cuci. No. Allora, io non seguo blur. Quindi Salomo, tu stai a scherzare col fuoco. No, comunque... No, vedi, sta mano può essere piuma, ma può essere ferro! Mi dissocio. Voglio bene al Drinidone. Voglio bene, dai, voglio bene tanto. Se mi cagasse un pochino di più e se facesse meno lo snob. A Pietro voglio da 1 a 10 un 8 tondo tondo di bene e lo stimo per il suo gran lavoro. Lei è un grande signor Pietro. Vado a mettere le palle in carico un secondo me. Assolutamente. Ragazzi, ora che se n'è andato, presto. Sabotiamo. Prendiamo il controllo. Forse iniziate ad aprire i programmi da garage, porco Dio. I programmi da garage. Pronto, ma ero rotto in casa adesso. Ok. E poi tra l'altro voglio quella foto di quella ragazza francese, quindi adesso me la faccio. Ma la ragazza, aiuto, non posso cosa mai fare. Devo trovare la foto di quella tettona che la uscita. Come si permette? Mi dissocio. Comunque mi c'è... Delle tre, signor Giullare. Lei non sapeva che io stavo arrivando. Questo è il fatto, le ho fatto una sorpresa. Cioè io sono andato in Francia, capito? Le ho suonato ma il campanello. Ma sei messo d'accordo però con i genitori no. di lei? No, io proprio sono spuntato lì. E come facevi a sapere dove abitava? E me lo ero fatto dire, dai che forse una volta capito, e però ci sono andato.
In pratica, quindi io arrivo lì, suono il campanello, lei apre la porta. Io nel frattempo sono dimagrito ancora un po', così tattico. E arrivo lì e lei mi salta il collo, dai, con ste bombe di Okana. Cioè, mi sembrava di essere saltato su un materasso gonfiabile. Interessante. Fatto sta che mi porta dentro la porta, gioco di parole, e c'è davanti a noi sua madre. Ah. E lì tu fai... E io dico... E lì si fa quello che si deve fare. Però lei, purtroppo, ha dimenticato il fatto che suo papà aveva la chiave dell'altra parte dello scantinato. E quindi a un certo punto c'eravamo noi sul divano, ok? Io, questa qua è la visione che ha avuto suo padre. Questa. Ok, da dietro. Con sua figlia inginocchiata sul divano. Che era piegata sulla mia minchia, totale. E inginocchiata sul divano proprio così, vecchio. E il suo papà ha visto la mia spalla. E i capelli di sua figlia. E io di schiena. Io... E cosa poteva pensare? Io mi sono girato. Come si fa a sopportare? Ma perché la palla intanto è entrata dentro l'armadio? Ma non l'ho più visto, io a un certo punto... Cosa è successo? Ma io non l'ho visto entrare. La palla è entrata dentro l'armadio. La palla è entrata. Cioè, mi scusi. Cioè, davvero, hai fatto questa sinistra? Se ne sono tutti, capisci? Ma il fatto... Non volevo più sentire perché stavo, se, capisci, stavo sboccando, capisci? L'invidia stavo sboccando. E quindi mi sono rinchiuso. Perché le uniche conquiste che ho fatto sono quelle tipo la bambina di 11 anni al parco. No, e... mi dissocio. Chiudiamo la live. Non capisco cosa ci sia di male. Siamo al limite. Siamo al limite. Scusate, ho detto qualcosa di sbagliato. Pietro, anche Pietro. Addio, ragazzi. Ho detto qualcosa di sbagliato. Ho detto qualcosa di sbagliato. Che genio. Oh, ma scusa, io ho 17 anni, sono minorenne, quindi è possibile, comunque pure lui dice, è possibile, cioè, semplicemente... Alziamo tutti le mani, alziamo. Entra suo papà, proprio senti il cigolare della porta che si apre, io, bianco, proprio nel bel mezzo dell'atto, mi giro e gli dico, hi. Lui mi guarda fisso così. E guarda, vecchio, è diventato rosso di rabbia. Fa così. Rosso di rabbia. Chiude la porta. E basta, silenzio. Aspetta. La ragazza mi guarda così. Cioè proprio... E mi dice, Anyway. Anyway. Non è successo niente. Cioè, anyway. Io sono morto. Io sono morto dentro. Ma no, lui e il suo papà era andato via. Non c'era. È per quello che abbiamo fatto roba. Sua mamma, vabbè, era su di sopra. Vabbè, sti cazzi. Però suo papà era andato via. E questo è il fatto. Lui è tornato dal lavoro. Oh, che bello, vado nel mio salotto. E in quel salotto non ci entro mai più. Vabbè. E in pratica io, dopo che abbiamo finito, vado tutto così. No, Pietro, fossi stato io il padre, io mi sarei tolto la cinghia. No. Il vecchio Trini è tornato.
dimmi che non... King Salomo, comunque ragazzi... Io il padre, no, 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 c'è King Salomo che ha centrato proprio l'argomento, cioè lei, la mia cara amica Louise, ha pensato a me prima che al rapporto con suo padre. In bagno, mi sistemo, faccio le mie robe, esco, e suo papà, la cosa bella è che non mi ha donato neanche una faccia diversa da questa. Porca troia, incazzato nero, ma totale, ma che cazzo vuoi? Niente. E in pratica io alla fine non ho capito perché o per come mi sono fermato a cena. Cazzo, ecco. Vabbè. Immagino c'era il padre con la pistola, no. Ma no, ma è stata tutta una cena di questo rumore. Il rumore delle posate, immagino. Va bene. Lei, la tipa, ha avuto anche il coraggio di mettermi una mano sulla gamba durante la cena e io tipo no. Che tuo padre mi taglia le palle. No, l'esame. Dove vai? Io mi tolgo i pantaloni e con il mio cetriolo trombo questo gatto. Lo penetro, lo distruggo. Aspetta, ma aspetta. In quel piccolo buchetto che si trova. Ma aspetta, aspetta un secondo. Perché aveva rotto il cazzo questo gatto. Lei questo non gatto è una puttana. Questo gatto è una puttana. Ha cagato su tutto quello che avevo di più caro, ha pisciato tutto quello di più caro, le botte non servivano più e così ho optato per la persona migliore, uno stupro animalesco. Dicono in chat, modo, ho messo il cazzo in bocca al mio cane a 12 anni. Va bene. In questo modo si è risolto tutto. Io... Ma si fa solo per fatto... E ne sono uscito benissimo. Ok. Ne sono uscito benissimo. Anzi, si fa... Per cronaca, è reale questa cosa o è una cosa così giullaresca? Pietro Turrina, è il tuo vero nome, Pietro Turrina. È il mio vero nome. Pietro Turrina, ti sembra che io stia scherzando su queste cose, Pietro Turrina? Rispondendo... non è questo, quello precedente è morto. No, l'hai ucciso perché... No, si è suicidato. Se il bar con i panini, nel mio nonno non c'era. Morto per cause naturali. Ma quindi rispondere salvo. Questo gatto no, è casto, è puro, gli hanno tagliato i coglioni appena era morto. Ma scusami, è un po' giullare. Sì, effetti, giullare. Mettiti un po' a confronto. Un po' come così. Uguale, due gocce d'acqua. Due gocce d'acqua. Se twerka almeno uno di voi, faccio il salto. Giullare, twerka, giullare. No, questo è per il giullare, metti la mia canzone. Veloce, ragazzi. Metti la mia canzone. Vai. Giullare, mettila. Anzi no, tu, Pietro. Giullare, Pietro, anche tu, no. Giullare. Pietro, metti la canzone. Giullare, muova il cane morto, 123, è diventato una bestia. Totale. Grazie mille, cane morto. Vai, ancora. Madonna. Io sono Pietro Turrina e ho intrapreso questo viaggio su Twitch da almeno un mese e mezzo. E niente, io sono sempre stato sui social, su YouTube, ho sempre avuto la passione del videomaking o comunque dell'intrattenimento. E niente, quindi
In Twitch ho visto, diciamo, un posto in cui sfogare tutta quanta la voglia di, diciamo, interagire col pubblico e la gente che si affeziona a me. Ho avuto la fortuna o comunque l'impegno adatto per iniziare già ad avere dei risultati, perché in appunto un mese e mezzo sto già vedendo molto affetto da parte di tante persone. E niente, questo era il mio passato. Per quanto riguarda il futuro, invece, posso dire che mi piacerebbe continuare su quest'onda, continuando a migliorare i contenuti che porto, continuare a magari interagire in modi diversi con la chat e fare nuove amicizie anche con gente come Pinuc, che ha appena intrapreso anche lui il viaggio su Twitch con RapAdvisor e varie cose, per comunque fornire più intrattenimento possibile a chi mi segue. Io sarò felice di passare del tempo con chiunque mi faccia il piacere di venire da me in live. E niente, quindi ciao a tutti, un saluto a GT Magister che mi sta dando una mano anche lui tantissimo, e un bacio, vi aspetto in live. Ciao. Mi dissocio. Mi dissocio. Mi dissocio.